Devo fare una correzione, del quale ovviamente mi scuso in diretta. Sugarello è allenato da Giuliano Rota. Erroneamente vi avevo comunicato un altro allenatore, quindi confermo e ripeto, Giuliano Rota, l'allenatore di Sugarello. Intanto i cavalli sono partiti. È stata Mona Lai ad avere qualche problema alla sgabbiata, però è ovviamente ancora della partita, seppur galoppa larga rispetto agli avversari la cavalla di Steinwanter. Intanto si va in canter ad affrontare la prima curva, cavalli a velocità ridotta, in vantaggio Sugarello. Adesso è passato Marlow, si ripropone di fuori Mona Lai, il terzetto ovviamente molto raggruppato. Andatura che non c'è per questa prima parte di gara. Cavalli che devono completare ancora metà del mezzo giro iniziale. Marlow allo steccato a condurre, a guardarsi da Mona Lai, nella scia di Marlow Sugarello. Così si passa davanti al tribune, ha trovato posto nella scia di Marlow Mona Lai andando verso lo steccato e lasciando a qualche lunghezza al passaggio davanti al tribune quando si va ad iniziare l'ultimo giro Sugarello. Facile Marlow al comando con Claudia Freitag davanti a Mona Lai e Davide Steinwander quando inizia l'ultimo giro. Cerca di recuperare il primo gap Sugarello, affidato a Riccardo Bellù, che lo ricordo col training di Giuliano Rota. Cavalli che sono scomparsi in piegata, quella di sinistra per chi guarda le corse dalla tribuna principale e che adesso riappaiono in dritta di fronte, situazione che non è cambiata nemmeno nei distacchi. Ha guadagnato mezza di margine su quella che già aveva Marlow a Mona Lai, i due intervallati con Sugarello che in fondo accusa adesso un ritardo che è di qualche lunghezza abbondante. Andatura che ha aumentato ovviamente in progressione graduale da parte di Marlow, nonostante ciò Mona Lai si porta ad affiancare e a sollecitare il leader. Sembra perdere contatto Sugarello, molto energicamente richiesto da Belluco a ingresso piegata conclusiva. Non riesce però ad agganciare i due che vanno a lottare. Sugarello ha riguadagnato qualcosa, ma adesso la velocità è davvero cambiata. Si propongono in perfetta pariglia all'interno Mona Lai, anzi all'interno adesso c'è, è tornato in vantaggio Marlow. Sugarello rimonta all'interno Mona Lai che cala, Marlow e Claudia Freitag in vantaggio a controllare fin sul traguardo probabilmente l'affondo di Sugarello che fa il secondo in spinta. Mona Lai è andata un po' indietro nel tratto ultimo, ma Marlow viene a controllare agevolmente la situazione. Claudia Freitag e Ernesto Tasende per questo premio Vittorio Zaini, del quale apprezziamo il replay. Vince rialzandosi nelle ultime battute Marlow, anzi Claudia Freitag si rialza, Marlow vince comunque comodamente davanti a Sugarello in pieno ritorno. Numericamente 1-5-2, il probabile è come sempre provvisorio. Ordine d'arrivo della prima.